cosa dico un comico? Ma che cosa dico un cabarettista? Cosa dico un barzellettiere? Anzi, dico il barzellettiere per eccellenza, Tony Carbone! La fila passa avanti con nonchalance e allora giustamente un signore la guarda e dice: signora, faccia la coda. Dice: no, mi piacciono i capelli spettinati. Mi piace queste risate perché io faccio queste serie, ma come? Allora ti ho detto, ma ci vuole. Perché qualcuno può pensare, dice, ma questo racconta minchiate. Mi scusi, capitano, volevo sapere, la divisa è perché è divisa o è tutto un unico abbigliamento? Bravo, no, allora, in realtà questo è quello che accade, bella domanda, poteva fare il carabiniere anche Paolo. Sì, allora, è un po' complicato, allora io mi chiamo Gian Pierpino Lucio Paolo Resto Ernesto. Gian Pierpino Lucio Paolo Resto Ernesto, sono sette nomi, però gli amici mi chiamano Ugo. Detto bene. Molto bene. Detto, guardi, perché lei c'ho l'ultima, gliela do 22 euro. Sì. Ma 22 il euro. Dice: quanto? Ci sono 22 euro perché lei. Dice: senti, non so come sta a pomfolare con 22 euro. Ci sono un attimo a turno. Perché c'ho prima una melinciana tunisina di 28 euro. Che producono i pomelli dei tegami apriranno le fabbriche per la produzione di fionde, per la produzione di elastici sia piccoli detti elasticini e sia grandi detti elasticazzi. Quindi attenzione agli elastici. Lavorino, pronto? Pronto, salve a tutti. Volevo salutare. Buonasera. Carbone, e farvi i miei più sinceri, affettuosi e migliori complimenti. E complimenti anche alla vostra radio, è la prima volta. Grazie. La conosco, con questo l'ho memorizzata. E assolutamente sarò un vostro fan e sono già un fan del grande Tony Carbone. Auguri a tutti. Grazie. Grazie professore, numero uno. Volevo salutare in diretta, volevo fare un saluto a Tony e Adriano Celentano. Signori, abbiamo Adriano Celentano in trasmissione. Celentano! Oh ragazzi, siete forti, io vi seguo anche da Milano, anche se per adesso anch'io sono in casa. In realtà sono in villa. Ah, in villa. No, perché prima ero in via Gluck, adesso sono alla villa vicino a Milano. Oh ragazzi, siete forti perché io vi seguo, so che c'è stato un problema a Palermo. Eh sì, un problema. Hanno fatto un flash mob, io rosso a casa. Agostina Gerardi, la salutiamo, che dice buonasera a tutti. Don Lamazza è molto divertente come tutti gli altri amici di Tony. Spero che questi appuntamenti domenicali durino il più possibile. Ma non ci sono problemi. Ma la preghiamo. No! Non lo sapevo! Preghiamo. Preghiamo.